Diakité ha sbagliato un'altra volta, l'aveva già fatto prima, era stato perdonato, reintegrato per un comportamento poco consono ai regolamenti di spogliatoio, mancanza di rispetto verso l'allenatore e verso i compagni. Era stato prima di una partita. Era stato escluso dalla convocazione, poi ha chiesto scusa, ha avuto un chiarimento con l'allenatore e l'allenatore ha accettato le scuse, la squadra ha accettato le scuse e addirittura lui, dal non essere nemmeno convocato, il giorno dopo addirittura l'allenatore lo ha fatto giocare. Quando alla fine del primo tempo domenica l'allenatore gli ha comunicato la necessità di fare un cambio, il ragazzo ha avuto un atteggiamento come quello precedente, anche affermando, insomma, nel momento in cui si stava vivendo, poco corretto, mettiamola, diciamo così. Siccome anche il momento non era dei più corretti, essendo lui un giocatore di esperienza, è andato un po' fuori dalle regole. Per cui per il momento lui, visto che è squalificato, si allena a parte. Poi la società valuterà, prenderà le decisioni, i provvedimenti necessari. Per quello che mi riguarda, credo che sia assolutamente improbabile una ricomposizione, perché nulla di personale, ma il ragazzo è poco sereno, perché dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, quindi evidentemente non accetta la sostituzione, non accetta quelle che possono essere le regole dello spogliatoio, almeno questo è quello che ha dimostrato. E quindi è una situazione assolutamente da valutare nelle prossime settimane, adesso che si apre il mercato. Con grande serenità, perché vedo che il ragazzo fa fatica ad accettare e soprattutto a capire e a comprendere il modo di stare insieme. E quindi, siccome a distanza di pochissimo tempo, se un allenatore non è nella condizione di poter sostituire un giocatore, perché poi il giocatore li deve contestare sentendosi addirittura vittima, insomma, penso proprio che insomma, non ci siano le condizioni per mantenere la serenità di gruppo. Quindi per quanto mi riguarda le decisioni sono chiare, per cui il problema non è metterlo a allenarsi da parte o meno, quelli poi ci sono i regolamenti, quello che avete visto è quella che è la situazione al momento.